È il trionfo di Perugia, è la quarta Coppa Italia, il terzo trofeo della stagione, il primo del 2024. Monza, avversaria temibile, onora la finale, tiene fino al quarto set, poi crolla sotto i colpi di una corazzata allenata da un grande coach, terzo trofeo personale, dal nome Angelo Lorenzetti. L'MVP è l'ucraino Ole Plotinskij e il poeta della regia Simone Giannelli, superlativo, ha guidato la sua Perugia a questo nuovo trionfo. Simone, quanto vale questa quarta Coppa Italia vinta da Perugia? Vale tanto, perché è un trofeo sempre difficilissimo, lo dicevamo prima di venire qua, è un trofeo che c'è a metà stagione, quindi c'è un'atmosfera pazzesca sempre nei palazzetti, anche questa volta qua era pieno, quindi sono molto molto felice, perché non è scontato, essere qua è tanta roba, quindi sono veramente contento e ringrazio tutti i miei compagni di squadra e lo staff. Il tuo stato d'animo, perché tu sei un giocatore simile a Sinner, io ti descrivo così: Sinner vince un grande trofeo, tu esulti nel modo giusto, non sei mai esagerato, ma dentro di te cosa c'è? Tanta felicità, complimenti a Yannick perché ha fatto qualcosa di incredibile, nonostante il giorno prima qualcuno ha fatto interviste un po' che ho letto per gufare un po', però veramente è stato pazzesco, prima della partita l'ho guardato tutto il tempo, è stato il mio modo di concentrarmi. È stata un'impresa storica veramente, spero che sia solo un punto d'inizio, ecco. Io ho vinto la Coppa Italia, che non è proprio come l'Australian Open sinceramente, però sono comunque contento. Andrea, dopo la Supercoppa